Dire. La Berlusconi è un pezzo di merda. E perché? Non si dicono queste cose. E perché è un pezzo di merda. E perché? Non si dicono queste cose. E perché non si dicono? E scusa, il motivo, perché ce l'ha con lui? Che ti ha fatto? Il motivo perché... per lavoro, no? Perché il lavoro non c'è. E poi giustamente perché mi fa male un sacco. Ti fa antipatia? Sì, antipatia. Ma il motivo, scusa, che ti ha fatto il signore? Che mi fa antipatia. Ma come, prima dice che ti faceva simpatia, ora ti fa antipatia? No, antipatia. Ma allora perché dice che lui, per il fatto che ha fatto la promessa di 1 milione di posti di lavoro, tu dici? Sì, per questo. Scusa, uno che ce l'ha con una persona, tu manzi, che sei quasi... lui c'è ottimista. Ma mi fa antipatia. Ho capito. E poi chi ti fa antipatia più? Lombardi. Ma te l'hanno suggerito o lo pensi tu questo? No, lo penso io. O te l'hanno suggerito? No, lo penso io. E allora perché ci hai chiesto a tuo amico come si chiama quello? Non è vero. E il tuo pensiero? Sì, il mio pensiero. Sicuro? Sicuro. Ma tu che lavoro fai allora? Lavoro alla fiera. E che vendi? Ananas. Ananas. E quando non ci sono gli ananas che vendi? Figo d'indi. Ah. Fagiolino. Ti adatti, va. Mangio la pasta. Sei un lavoratore, va? Sì. E quindi? E poi lavoro solo. E c'è quei ragazzi. Cosa che ho detto? Non l'ho capito. E c'è quei ragazzi. Ragazze? Ragazze. Vuoi fare fidanzato, va? Sì. Ma prima hai detto una parola brutta però per contro Berlusconi. Eh? No, Berlusconi, prendi scusa, dici che cosa vuoi dire? Cioè, si chiamavo? No, dimmi che cosa vuoi dire, così lo capiamo. Berlusconi, prima dice che avevo messo di lavorare. E poi prendi sempre in giro. Ah sì.